1924-2009, 85esimo del gruppo Alpini Canzo. Siamo ancora sul fiume Lambro per questo nostro terzo intervento. Abbiamo iniziato nel 2007, primo tratto, cascata della Valle Atenia, stabilimenti di Tenotes, secondo tratto, stabilimenti di Tenotes, Vivaio, Pina, zona ETA, e quest'anno lo stiamo concludendo dagli stabilimenti ETA sino al ponte che attraversa il Lambro in zona Cabianca. Che dire di un gruppo così favoloso? Ormai non ho più parole. Giovedì sera mi hanno rieletto ancora capogruppo. Ringrazio i miei alpini, i miei amici ancora per aver posto in me questa fiducia. Sono io che voglio ringraziarli come sempre, perché l'ho detto nell'assemblea, magari senza il sottoscritto non avremmo realizzato quello che abbiamo fatto, ma altrettanto posso dire di tutta la mia truppa, di tutti i miei alpini, dei miei amici, delle signore, non le voglio mai dimenticare, perché anche le signore sono una parte importante e forte di questo nostro gruppo. Tant'è vero che oggi pomeriggio saranno in cucina nella nostra bella sede a preparare perché questa sera facciamo festa tutti assieme. Domani è il primo giorno di Quaresima, questa sera faremo un po' di festa, un po' di gioia, ci scambieremo come sempre le nostre impressioni sul nostro paese, sul nostro gruppo, sulla comunità che ci circonda. Domani invece, primo marzo, primo giorno di Quaresima, col mio gruppo, ma con altri gruppi uniti, saremo in quella basilica stupenda, attorno a quella basilica stupenda di San Pietro al Monte a Civate, per un intervento di protezione civile. E poi abbiamo messo un segno forte, non l'abbiamo ancora realizzato, ma sono sicuro che con la forza di queste persone, dal 13 al 29 marzo saremo in quel di Fratta Todina, convento Santa Maria della Spineta, per la ricostruzione di un muro. Perché questo? Perché come sempre gli alpini vogliono ricordare tutti coloro che sono andati avanti. E questo è un segno che viene da una figlia di un nostro alpino, un alpino che ha dato tanto al nostro gruppo, ma tutti gli alpini che sono andati avanti del nostro gruppo hanno lasciato qualcosa di tangibile nel nostro paese. Oggi pomeriggio invece vado a Milano con i maestri, con l'amico Rizzitino, per la continuazione di questo nostro CD. Finalmente penso che arriveremo al dunque e con vero orgoglio in aprile o in maggio lo presenteremo. Che dire del coro? Il coro è un'altra realtà importante. 18 aprile Asso, 3 maggio Monticelli Brusati a Brescia, 30-31 maggio a Le Varlebaine in Francia, a giugno saremo in quel di Caslino, a luglio il Cornizzolo e poi andremo anche a quelle di Sormano. Da settembre a dicembre abbiamo delle belle trattative, anche trattative importanti, Udine, Corvara. Stiamo crescendo come gruppo, stiamo crescendo come coro, stiamo crescendo sempre per il bene della nostra comunità. Grazie ancora alle telecamere di Televalassina, lo dirò sempre, sono degli amici prima di tutto, questa è la cosa importante. Noi vogliamo persone che ci vogliono bene e ne abbiamo tante, per cui quando il rapporto è schietto e sincero si possono realizzare tante cose. Grazie di cuore a tutti, con me c'è il nostro sindaco, dottoressa Silvia Tresoldi, che fra poco gli cederò il microfono per il suo pensiero su questo nostro intervento, sul nostro gruppo, sull'associazionismo, sul nostro paese. Grazie ancora, buona giornata. Credo che stiamo facendo un bellissimo lavoro per la comunità, per gli amici e per tutto il paese. È una fatica immensa, però penso che alla fine ci sia una grande soddisfazione da parte di tutti e soprattutto per il paese, che quando passano nelle camminate con i cani, con i gatti e con gli amici vedono questa bella pulizia del Lambro. Ciao a tutti, grazie. Grazie mille. Mi hanno ripreso, mi hanno rimproverato dicendo che ho detto tante cose, ma ce ne sono ancora tantissime da dire. Prima di tutto, vabbè, il nostro sindaco, ma la reputo
anche un'amica, questa è la cosa principale. Come gli alpini cercano di essere corretti con tutte le persone che hanno trovato sul loro cammino. A te Silvia, il pensiero su questo nostro gruppo, su tutto quello che vorrai dire. Grazie di cuore ancora. Grazie capogruppo Roberto. Beh, approfitto soprattutto all'inizio di questa riflessione per farti le mie congratulazioni, visto che proprio in settimana, come hai appena detto, sei stato riconfermato capogruppo del gruppo Alpini di Canzo. Quello che dobbiamo apprezzare nel tuo gruppo e quindi nella tua direzione, nella tua conduzione, è la capacità di coinvolgere, che si vede, che è testimoniata dal lavoro che si fa questa mattina, che è una delle tante occasioni che abbiamo per ringraziare il gruppo. Capacità di coinvolgere le persone, alpini, ex alpini, quindi anche amici, persone che non sono state mai alpini, ma che hanno voglia di mettersi in gioco, di dare del loro tempo, di dedicare il loro tempo alla comunità. È quello che si sta facendo questa mattina qui sull'Ambro. Questa mattina, cosa che avviene da 3 anni, come ricordava Roberto, l'intervento iniziale è stato fatto nel 2007, poi nel 2008 e quest'anno l'ultimo tratto nel 2009. Un lavoro che l'amministrazione vi ha richiesto, a cui voi avete aderito prontamente, per più motivi, no? Sicuramente quello, un motivo che è quello di protezione civile, possiamo definire, proprio in senso stretto, perché la preoccupazione dell'amministrazione era quella di avere un fiume dove le acque potessero scorrere tranquillamente senza mai essere arginate, come poteva invece capitare se non si fosse fatto l'intervento iniziale all'altezza del primo ponte, quello della Valategna. Quello era il tratto più pericoloso, quindi è stato fatto questo lavoro. Il secondo lavoro dello scorso anno invece ha messo in grande evidenza una quantità incredibile di rifiuti, quindi abbiamo visto quello, abbiamo assistito purtroppo a quello l'anno scorso, quindi è stato ripulito, oltre che dagli arbusti e da delle piante, è stato ripulito il fiume anche da una grande quantità di rifiuti. E poi, se vogliamo, anche un lato più paesaggistico, che è quello di far vedere il fiume così com'è, che spesso era nascosto invece da degli arbusti. Qui credo che si possa vedere con alcuni filmati la differenza tra il prima e il dopo gli interventi. Un'altra sottolineatura che vorrei fare è che questa mattina il gruppo Alpini sta lavorando non sul territorio di Canzo, sta lavorando sul territorio di Caslino. E questo è un lato estremamente positivo, cioè quando si lavora non si sta lavorando per un campanile, non si sta lavorando così proprio per il proprio comune, non si deve avere questo, guardare proprio solo il proprio stemma, ma guardare il territorio, e il territorio che sia di Canzo che sia di Caslino non fa differenza, dobbiamo imparare a ragionare in questi termini, è molto importante. È molto importante anche andare nell'indirizzo, cosa che ha fatto la mia amministrazione, nell'indirizzo dell'Unione dei Servizi, perché dobbiamo unire le forze. Questo all'inizio costerà, ha dei costi di start-up, ha dei costi iniziali, costi politici, ci sono proprio degli sforzi in più da mettere, però porta dei risultati. E questo voi l'avete già capito, tant'è che questa mattina siete stati voi stessi a dirmelo. Noi stiamo lavorando tranquillamente presso il comune di Caslino. E questa è una sottolineatura che ci tengo a fare. L'amministrazione dà un contributo al gruppo degli Alpini, ma lo dà perché hanno naturalmente dei costi, tutta l'attrezzatura è a carico del gruppo, quindi tutto il materiale che viene utilizzato. Chi lavora lo sta facendo a titolo gratuito ed è un lavoro pesante, non è un lavoro semplice. Ecco, quindi per questo io mi sento di ringraziare davvero tutti i volontari, in particolare te Roberto, e grazie al tuo coinvolgimento che anche questa mattina ci sono numerosi volontari, 17-18, bene. Quindi grazie ancora per questo vostro lavoro. Nel ringraziare di presenza la dottoressa Silvia Tressoldi, nostro sindaco, ha sottolineato 3 aspetti importanti, che ha parlato come un responsabile di protezione civile. Questa è la cosa importante. Capire il senso di questo nostro intervento è stata la cosa più bella delle sue parole, per cui ancora ti ringrazio di questo, ma penso che il grazie te lo vorrà dire tutta la comunità, perché ci hai coinvolto in questo intervento. E vorrei sottolineare questo: noi abbiamo voluto portare a termine in territori non nostri, Caslino e Castelmarte per una piccola parte dall'altra sponda,
ma abbiamo voluto portarlo a termine perché, come dici tu, non abbiamo voluto guardare i campanili. Per cui, quando ci sarà questa continua apertura, penso che i risultati in qualsiasi campo culturale, sociale, di protezione civile, qualsiasi sia, i risultati saranno sempre ottimi. Ti vorrei invitare questa sera nella nostra sede per il nostro carnevale, se vieni a trovarci ci fa veramente piacere. Ti dico ancora grazie, grazie all'amministrazione comunale di Canzo, ma ancora un in bocca al lupo per l'85esimo del mio favoloso gruppo. Grazie di cuore. E gli alberi crescono e non vengono abbattuti. Ciao a tutti, mi raccomando di trattare bene il fiume. Vola questo canto per